ecco qua, Bressan. E c'è una curiosa omonimia, anche il personaggio che interpreto nel film di Matteo si chiama Bressan. Ho letto su Puntarella Rossa tutta la diatriba, non posso far altro che rammaricarmi, purtroppo c'è sempre qualcuno che perde sempre quell'occasione meravigliosa per tacere, per sembrare almeno più saggio di quello che in realtà non è. È spiacevole perché quando bevi il vino è il frutto del lavoro di qualcuno, è il frutto del lavoro, pensi sempre che sia una cosa pulita e che a quel lavoro corrisponda una grandezza d'animo, no? E spiace vedere quando queste cose non è così. Chiaramente tutto quello che ho sentito, che ho letto, è deprecabile, anche se questo signore avesse prodotto penne a sfera o uova di quaglia. Faccio fatica a bere quel vino, però fatica, non lo so se ci riuscirò. Sarebbe... è così obsoleto il razzismo che non so come, non so nemmeno cosa dire, e mi annoia, mi svapora, sa di tappo il razzismo, ecco, sa di feccia, di tappo, di vino cattivo, di una ubriacatura triste. Basta.